Nessun derby abruzzese, ma necessità impellente quasi per tutte di andare a pallino con 3 punti per la classifica. La giornata numero 21 nel girone F di Serie D è un concentrato di incroci per le 6 sorelle con 3 trasferte e 3 scontri interni. Partendo dal basso, impegni in casa per Castelnuovo e Nereto. I neroverdi di Guido Di Fabio, dopo la sconfitta nel recupero col Pineto e aspettando il recupero del 2 marzo contro il Fano, sono al terz'ultimo gradino, a 3 punti esatti dall'avversario di domani, il Castelfidardo. Parole di casa senza lo squalificato Camilleri e soprattutto senza Lorenzo Emili, il faro della manovra offensiva. Ma adesso non è più il caso di scherzare col fuoco. Tra le mura amiche il Castelnuovo non vince addirittura dal 17 ottobre scorso contro l'Aurora Alto Caserteano. Stesso avversario dell'ultimo viaggio da 3 punti di un Castelfidardo in crisi nera di risultati in questo 2022. Due formazioni dunque con tanti problemi e che avrebbero la gara di domani per provare a superarne qualcuno. Nei marchigiani, out Marcelli per squalifica. Altra partita che si gioca in Abruzzo è quella che vede il Nereto ospitare il Tolentino, che ha appena piegato il Trastevere vice capolista. I vibratiani sono una casella più in basso del Castelnuovo, penultimi ancora molto, troppo distanti dalla zona play-out. L'unica speranza è iniziare a recuperare il gap contro i Cremisi, che malgrado le assenze di Strano in difesa e Capezzani a centrocampo, sono osso durissimo da battere. Del Grosso davanti invece non potrà contare sul pedalino e si affiderà all'imprevedibilità di Boito, sperando che basti. Tolentino imbattuto da 3 gare, ma che lontano da casa non brilla certo per continuità e risultati. Occasione dunque propizia, quasi l'ultima per il Nereto. Le due abruzzesi più in palla in questo momento, inutile girarci intorno, sono Chieti e Vastese. L'11 di Lucarelli sta macinando punti e posizioni. Il successo all'ultimo respiro col Porto d'Ascoli ha confermato quanto il Chieti viaggi sulle ali di un entusiasmo che nella prima parte di torneo aveva avuto solo a sprazzi. Fabrizi davanti a una sicurezza, Di Mino cresce a vista d'occhio, ma in generale il tasso complessivo si è alzato, al punto che la trasferta sul campo del Fano è l'ulteriore opportunità di inseguire un sogno chiamato playoff. Ma i Granata dall'altra parte hanno gli stessi punti e problemi di classifica del Castelfidardo e una gara ancora da disputare. L'altra abruzzese col vento in poppa è la Vastese, che ormai ha una sequenza impressionante di risultati utili consecutivi. Vero che l'Aragona continuerà ad essere a porte chiuse anche contro il Matese, ma i biancorossi potranno di nuovo contare su Ficara e davanti su Jonathan Alessandro, che rientra dopo il turno di stop per squalifica. D'Addario continua in un lavoro incredibile che ha portato la Vastese dentro la zona playoff, a braccetto di punti con Notaresco e Pineto. I rossoblù vanno in Molise al Ditella di Vasto Girardi per riscattare un momentaccio. 2 sconfitte e un pari, quello di domenica scorsa col Nereto, che l'hanno fatto scivolare ai margini della zona spareggi. Tornano Frederick a sinistra e Diarra in mezzo al campo, da verificare le condizioni di Blando e Scimia. Davanti molto probabile il ritorno di Maio dal primo minuto. L'avversario è di quelli tosti davvero, in casa, a parte 3 pari e 1 sconfitta, non ha mai steccato e ha giocatori insidiosi per la retroguardia notareschina. Trasferta capitolina infine per il Pineto al Trastevere Stadium contro l'11 di Mazza, scottato dallo stop col Tolentino. Amaulo, da quando si è riseduto sulla panchina biancazzurra, ha fatto 2 su 2. Con Aurora Alto Casertano e nel recupero col Castelnuovo di mercoledì, ma quello di domani è un banco di prova utile per capire se il vento è cambiato davvero.